Siamo qui oggi per il libro di Maria Pia Cappello, Il volto e l'anima nelle sculture di Ernesto Lamagna. Proprio sì, prego. Ho scritto una presentazione che ho cercato di dire, una presentazione analitica di tutta l'opera, come la descrive Maria Pia Cappello, e con tutti i vari capitoli delle opere che ho esaminato, che non sono tutte le opere di Lamagna, ce ne sono molte di più. Anche a Roma ci sono due opere che non sono citate. Una è di fronte al, una è al, nella chiesa, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, una scultura, e un'altra è a livello al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma che cosa ha di speciale questo libro? Se lei lo dovesse consigliare, no? Lo consiglierebbe per quale motivo? Beh, lo consiglio per il motivo della fusione tra rappresentazione artistica e sviluppi collaterali di altre arti, come la scrittura, la musica, eccetera. Io ho fatto questa poesia. La poesia, beh, questo è sempre la scrittura, poesia. È una forma, la forma alta di scrittura, certo, la poesia, la letteratura, il romanzo, come sia. Io ho usato una parola sola dicendo la scrittura. Perfetto. Ecco, e quindi oltre crea questo simbiosi. Non è che ogni arte resta separata, ogni arte è unita alle altre arti e al periodo in cui si sviluppa, perché il pensiero cambia con i tempi, e questo ho cercato di farlo capire, non so se sono riuscito. Benissimo. Va bene, allora ringraziamo il professor dottor Enrico Malizia, una grande gioia per noi aver avuto l'occasione e l'opportunità di intervistarlo. Mostro anche il libro di Maria Pia Cappello, Il volto e l'anima, le sculture di Ernesto Lamagna, e quindi devo dire che l'intervento del professore è stato talmente intenso da essere diviso addirittura durante la serata in tre momenti, proprio per dare ad ogni momento una forza che il pubblico ha gradito e applaudito. Grazie ancora. Prego, grazie a lei.